pezzo. Tete Lost lo odio, è un personaggio di merda, è un personaggio di schifo. È terribile questo personaggio, lo odio, è insopportabile. È la cosa più brutta che Isaac abbia mai concepito in vita sua. Questa live di oggi non finirà finché noi non completiamo il personaggio di Tainted Lost. Con Tainted Lost mi manca solamente da fare Isaac, Satana, The Lamb, Blue Baby e Mega Satana. Ovviamente quindi più di una partita ci metteremo, però è fattibile. Andiamo? Siamo carichi? Io non lo so se sono carico. Io ho un po' di paura, sinceramente. Allora, dobbiamo partire come si deve, perché sennò qua non andiamo da nessuna parte. Ottimo! Questo è un buonissimo primo oggetto. Posso, non serve più che sparo. Quante belle monetine. Cerchiamo di non sprecare questa prima occasione, perché Toxic Shock è sicuramente un ottimo oggetto con cui iniziare. Avete visto quanto faccio fuori i nemici in un istante appena cambio piano. Speriamo cose positive. Più danno ma meno fire rate. Vabbè dai, fa niente, ce lo riprenderemo il fire rate. Mi sono preso questo per prendermi questo. E sapete che in realtà la combo PhD più la bottle of pills potrebbe non essere brutta. Oltre a Tainted Lost, cosa mi manca? Ancora un sacco di altri personaggi, soprattutto Tainted. No, ho perso lo scudo. Perché mi sono distratto così come un idiota, mannaggia. Ah, ma guarda te, ma che fastidio. Questo, ragazzi, è l'infamia di Tainted Lost. Try hard ora, sì. Ora si indossa la faccia da gamer. Che belli oggetti che sto trovando, però, cavolo. Anche Tech Zero non è niente male. Perché questa carta non poteva essere... Widow con il danno aumentato. Boia, poretta. Un po' di velocità, Guppy's Head. No, niente di che. Proviamo ad andare allora ai fatti con l'angelo, dai. Adesso mi manca solo una Holy Card. E dopo me la posso già gestire. Ma perché? Qua c'è una Secret Room, lo garantisco. Se trovo Magic Mushroom e dopo muoio, però sono molto salato, sapete. Range up, that's fine. Daddy Long Legs, un altro buon oggetto. Devo dire che le item room finora sono state molto molto buone con me. Se solo trovassi un'altra Holy Card sarebbe top. Me ne può comparire una nel negozio? Ah! Andiamo. Polycephalos. Seconda siringa è un ottimo damage up. Vi ricordo che più danno ho, più male faccio ai nemici col Toxic Shock. Quindi tanta roba, veramente tanta roba. Holy Card! Ugh, terribile quello. Aspetta, single use for the Lost. Ah, ok. Se è un single utilizzo per the Lost, non è niente male. Magic Skin. E ogni volta che lo usi, ti dà un cuore rotto e fa spawnare una, un oggetto della stanza nella quale ti trovi, no? Ma con the Lost puoi usarlo solo una volta, siccome lui non può avere cuori rotti. Ecco, Ghost Flash in realtà non è granché. Magic Skin nella Secret Room e nella Angel Room. Sì, certo. Potrei provarlo nella Secret Room, è vero. Dai, cerchiamola e usiamolo. È un rischio, ma lo faccio. Devo rischiare, ragazzi. Ho tutto o niente, poco da fare. Poi? Oh, Dark One, va bene, dai. Ah, Shaolin, ok. Shaolin Soccer, che bello. Oh, sì, una Holy Card. Oddio, sono un po' più salvo ora. Let's go, let's go. Dai, ragazzi. Sono molto, molto in ansia, devo essere sincero. Perché non voglio sprecarla, sta partita. Sta andando troppo bene. Run salvata. Abbastanza. Cool bag. Con una bomba, bombo clatto lui. Spero di trovare un patto con l'angelo. Addio, povero Hollow. Patto col diavolo, che... palle. Vabbè. E amici, finiamo sta partita. Finiamo sta partita in bellezza. Subito, subito andando a Satana e The Lamb. E via. Bello, tra l'altro, il coltello blu. Devo dire, per ora sembra andare bene. Mamma mia, faccio fuori qualsiasi roba. Barabara barabara bam. Madonna. Mamma mia, ragazzi. Ottimo, un po' di tears up. Next. Siamo anche forse in tempo per la boss rush. Figo. Datemi la full card, che se ce la faccio in 30 secondi voglio andare a fare la boss rush. O almeno prendere il primo oggetto della boss rush. No, no, l'item la vediamo dopo. Voglio correre, ragazzi, e prendere la boss rush. Ho preso un danno, sono un idiota. 53 secondi. Vai. 56, 57, muoviti. Per un secondo non mi è comparsa la boss rush. Almeno Lamp of Coal è un gran bel oggetto. Fa niente. E ora sì, posso morire in un colpo solo, ma mi sento positivo perché sono vivo. Un'altra Holy Card nel negozio? Calma, ce la facciamo, amici, ce la facciamo. Abbiamo la Devil Card con cui possiamo one-shottare il cuore di mamma nel caso dovesse servire. Probabilmente collaboreremo.
Ho per sbaglio usato la carta, perché sono un idiota. Porca miseria, porca miseria. Almeno ho spam, va bene. Con spam ho tanto danno in più. Next. No, di nuovo, non ne vale la pena. Sto avendo tanti belli amichetti, dalla parte mia. No, in realtà gli amichetti sono troppi. Posso farli morire? Li faccio morire sulle cacche. Poverini, no, no, ti giuro. Non capivo nulla. La pillola Algis mi salverà la vita, probabilmente. Sperimenta il pill. Altro tears up, va benissimo. No, muori cortesemente. Che ansia che ho. Sono one shot. Tractor beam, se me lo concedi, volentieri. Voi vi esplodo. Dai, su, ok. Poi cos'altro mi dai? Sì, starter deck. Ti prego. Tutte le pillole si trasformano in carte. Oh, devo trovare starter deck, assolutamente. Devo prendermi starter deck. Meno male che a qualcuno piace. Ma scusami. Questo veramente è stato un culo grosso come una casa. Andiamo. No. Perché sono stupido? Perché sono un idiota? Back to the drawing board. Allora, devo far sì che dalla claw machine dell'arcade room mi esca lo starter deck. Dove cacchio era l'arcade room? Allora, userò la power pill per prendermi qualche monetina. Ti prego, devi darmelo. Ok, ora ogni pillola si trasforma in carte. Ancient Recall, Holy Card. Ancient Recall. Holy Card. Yay! Ce l'abbiamo, amici, ce l'abbiamo. E con la cracked key, vi dirò di più, troviamo la top secret room. La ultra secret room. Cracked key. Ma veramente? Con dentro? Questo è molto brutto come oggetto. Dai che ce la facciamo. Dai che la prima partita va a finire bene ora. Andiamo. Uso la magician qua oppure no? Nah. Porca miseria. No. Uso la Algis, non mi frega niente. Porca miseria. Piano. Perché? Sono stupido! Ok, lui è morto. E almeno un completion mark l'abbiamo fatto. Andiamo. E pigliamoci Damocles, su via. La claw machine qua potrebbe darmi una holy card. Beh, buona una piccola moschina. Una piccola moschina scudina. Ok. Il mystery sack potrebbe spawnarmi una holy card! Sono stato precipitoso, ragazzi. Precipitoso a dir poco. Adesso proviamo a puntare nei patti con l'angelo. Andando quindi a Isaac, Blue Baby e a Mega Satana. Diplopia di Ploops è ottima, perché mi può fin da subito duplicare la mia Holy Card. Che male non fa. E quindi direi di usare la Holy Card per duplicare non solamente... Cioè, scusatemi, Diplopia per duplicare non solamente la Holy Card, ma anche, non so, un potenziale buon oggetto qua dentro nell'item room, oppure uno della secret room. Vediamo se con Diplopia allora possiamo duplicarci, per esempio, un damage up nella boss room, qualcosa del genere. Se fosse una siringa che mi dà damage up sarebbe top, così siamo due terzi spam. Boh, facciamolo, dai. YOLO. Almeno così abbiamo una doppia holy card e un po' di tears up in più. E andiamo a prenderci la cannuccia nell'item room. Allora, va bene. Fantastico il Chocky Milk. Io lo adoro come oggetto. Chocolate Bill, per chi non lo sapesse, permette di caricare a piacere lo sparo. Continuiamo? Secondo me sì. Andiamo, dai. Sono già forte? Sì, quello è vero. Vabbè. 5 bombe in più. Qua c'era una... Nice! Una botola. Con un mercato nero. School bag potrebbe essere interessante. Oppure lo spider mod. Anche tarot cloth. Anche di pockets, in realtà. Cosa dite voi? Affare fatto, amici. Affare fatto. Andiamo. Oh, la Hermit Card, così posso teletrasportarmi nel negozio, siccome non avevo chiavi. Ottimo! Che brutto sto boss con un personaggio che non può prendere danni, mannaggia. Patto con l'angelo, let's go! Fantastico, un po' di danno direi, che non fa mai male. Sacred Heart. Sacred Orb! Forse meglio! Nice! Sacred Orb è un oggetto che migliora la qualità di ogni singolo altro oggetto che incontrerò nella partita. Wow! Tanta roba. Sì. Questa Curse of the Darkness però a me non piace particolarmente, devo essere sincero. Due chiavi, grazie. In realtà mi servivano un sacco. E ora ti bombo. Mi dispiace. Negozio, cosa mi racconti? Qualcosa di bello, ti prego. Anche doppia scelta nelle item room. Con Sacred Orb è fantastica sta roba. Mamma mia. Perché abbiamo sempre oggetti buoni, per forza. Questa partita è altrettanto fortunata come quella precedente. Oh mio Dio, Berzai con Perfection. Divento un lanciafiamme, ragazzi. Guardate qua. Say yes. Che bello.
No, non mi toccare. Mamma mia, stai fermo lì. Ah, nessun patto purtroppo. Però un bel Jesus Juice. Next. Oh, un Tears Up. Beh, grazie. Oh, potenzialmente avrei anche un'altra. Anche un'altra Holy Card qua. Beh, grazie. No, niente Curse Room. Dove cacchio è l'item room in questo piano? Perché vorrei trovare e avere il privilegio di sfruttare come si deve la Sacred Orb. E qua ci sarà un Quality 4. Non so quale, ma almeno un Quality 4. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Queens o Wormfriend. Senza neanche pensarci due volte, il Wormfriend è fantastico come oggettino. Potrebbe sinceramente salvarmi la vita. È veramente, veramente forte il Wormfriend. Più di quanto la gente gli dà credito, secondo me. E siamo già mamma? No, non ancora. Mamma mia. Mamma mia, che forti. Patto con l'angelo. Easy. Un po' di size down con Binky. Sto messo bene. Ora sto messo bene. Il cuore del demone. 24 di danno. Fuck, la Wooden Cross, che buona che è. Mi tengo Perfection o la Wooden Cross, ragazzi? Wooden, Gulping, tieni Perfection. Anch'io terrei Perfection. Su, via. No! Non devo distrarmi. Quei ragnetti mi stavano per fottere. Non mi devo distrarre. Assolutamente. Mamma mia. Mamma mia, se sono rotto, ragazzi. Oh! Con 26 di danno, Toxic Shock fa fuori tutto. Se adesso... Era una spike chest. Ok, attento Michele, c'hai solo uno scudo rimasto. Concentrati. Mamma mia, andiamo a mamma. Ce la dovremmo fare. Un altro patto con l'angelo? Beh, cosa ci manca? Godhead adesso, vero? Immaculate Heart è ottimo. Sono a 32 di danno. A 32 di danno. 32. Vi giuro, ora come ora per il meme andrei a Hush. Non lo so, non lo so, vado a Hush oppure no? No, come no? Sì, ragazzi. Trinket più utile, chiede Dado. Ce ne sono tanti. Uno dei più utili, secondo me, è il Sigil of Baphomet. Però ce ne sono tantissimi utili. Cancer, Curved Horn, Cracked Crown. Questo boss che viene one-shottato, per esempio. Ultimo piano prima di Hush. Allora, se trovo un'altra Holy Card, vado ad Hush. Se no, no. Vai a prescindere da Hush. Giuro che lo cambierò prima o poi, ma... No, 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 no. Non ho modo di trovare altre carte facilmente. Holy card, holy card. Mi sa che Hush può stare anche là, voi che dite? Flip. Sondaggino per Ash, ma no, Stefano. Non posso andarci, raga. Sono one shot, dai. Ma sono one shot. Boh, va bene, ci vado. Dai, 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 va bene, fanculo. Fanculo. Via, andiamoci, via. No, dai, cos'è sta roba? Joker? Fermi un attimo. Merda, Emolacria c'è anche. Non ce la faccio. So già che non ce la faccio. Perché? Perché? Perché sono andato a Hush? Perché cacchio sono andato a Hush? A posto. E abbiamo un po' di monete o sbaglio? Andiamo. Dai che ci siamo! Wooden chest con una buona possibilità di avere tre carte, tra cui una Holy Card. Liden Soul spona oggetti a seconda della stanza nella quale ti trovi, vero? Quindi la dovremmo usare nella Secret Room. La salsiccia, che ci aumenta di un botto le statistiche, anzi il prosciutto San Daniele. E Isaac's Tomb, che è un oggetto buono. Dio, mamma mia, mi sono visto la morte in faccia. Nolite. Mi è uscito anche a me il momento canterino. Andiamo. Delirium? No. E Holy Card in qualche modo. Buono. Giusto per averlo. E va bene. Andiamo prima a Blue Baby e dopo a Mega Satana. Sì, Isaac l'ho shottato, ma lo sapevo, lo immaginavo. Come on, this. Siamo forti. Ora trovare Rock Bottom sarebbe perfetto. Madonna, se l'avessi chiamata, vi immaginate? Non so se ne varrà la pena, ma comunque noi ci proviamo. Blue Baby. Addio. L'unica cosa che possiamo fare è andare a Mega Satana e ci manca solo lui. Voglio solamente vedere se abbiamo la possibilità di trovare una Holy Card. Tipo di patatine preferite, le sticky. Mi piacciono un sacco le sticky.
l'ultima partita dovremo andare ad Elemb e Mega Satana. Fuck! Che palle! Allora,